a due passi dalla Minerva, 3 Store Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a 3storpavia.it. L'Huffington Post cita Matteo Salvini che all'inizio della stagione estiva dichiarò: quest'anno niente vacanze, troppi problemi in Italia ed Europa. Poi, la settimana scorsa, le foto del segretario federale della Lega Nord in spiaggia al Papete Beach di Milano Marittima, tra DJ set e libri in riva al mare, hanno scatenato il web e molti hanno fatto notare l'incoerenza rispetto a quanto detto inizialmente, ma l'elenco dei politici immortalati in vacanze da sogno è lunghissimo. Secondo lei, è giusto che i politici vengano criticati perché vanno in vacanza? Sì, certo che sono. Non hanno diritto a andare in vacanza? Sempre in vacanza loro praticamente, che non fanno mai niente, non fanno. C'è di buono che si scontrano in televisione, continuano a fare delle battaglie inutili e poi fuori vanno a cena assieme. Tutto qua. Secondo lei perché l'opinione pubblica è così infastidita l'idea che il politico si goda delle belle vacanze? Ma ormai l'opinione pubblica è infastidita per qualsiasi cosa, perché non c'è niente che funziona. E l'immagine italiana è sempre la solita. Oltre alle vacanze, secondo lei ci sono altre rinunce che i politici dovrebbero fare? Minimo dimezzarsi gli stipendi, minimo. E poi che facciano i politici veramente, non che facciano i pagliacci. No, non è giusto. Hanno diritto anche loro, l'importante è che facciano il loro lavoro quando non sono in vacanza. Quindi, secondo lei ci sono magari altre rinunce che dovrebbero fare invece? Sì. Di tipo economico, per esempio ridursi lo stipendio a favore di chi ne ha più bisogno, semplicemente. Quindi secondo lei perché l'opinione pubblica è così infastidita all'idea che il politico, i politici in generale si godono delle belle vacanze? Forse perché non lavorano già durante l'anno, per cui ritengono che non siano necessarie. Penso, è una cosa personale. Secondo me non devono essere criticati perché vanno in vacanza, tutti hanno diritto ad andare in vacanza, devono essere criticati per come si comportano durante l'anno, per quello che fanno durante l'anno, per i benefici che hanno rispetto al resto della gente normale. Quindi secondo lei ci sono altre rinunce che dovrebbero fare invece? Forse sì, forse dovrebbero tagliarsi tante cose, partire da tutti i privilegi che hanno a tutto il resto, poi il discorso sarebbe troppo ampio. Quindi secondo lei perché l'opinione pubblica è così infastidita all'idea che i politici in generale si godano delle belle vacanze? Perché in questo momento di crisi, dove per la gente normale diciamo che c'è sempre meno possibilità, forse vedere anche chi sta bene, andare anche al mare, così magari è una cosa che infastidisce. Però secondo me il discorso dovrebbe essere affrontato a monte, tutto quello che hanno durante l'anno. Poi l'andare in vacanza è l'ultimo dei problemi, secondo me.